Ministro Mauro, a 3 mesi dal suo insediamento alla guida del Ministero della Difesa, qual è il suo bilancio e quali sono stati i momenti più significativi della sua attività? L'Europa intera in questo momento si interroga sul futuro politico e sulla possibilità che i sistemi di difesa vengano armonizzati per diminuire i costi di un settore strategico come questo e nello stesso tempo offrire più sicurezza ai propri cittadini. Vogliamo essere protagonisti e gli atti, compresa la riforma dello strumento militare, vanno in questa direzione. Noi vogliamo cioè consentire attraverso l'azione della difesa italiana alla difesa europea di trovare la propria strada e poter offrire il meglio per la sicurezza non solo del proprio popolo ma anche dei propri soldati. In numerose occasioni lei ha ribadito che per costruire la pace occorre contenere i conflitti. Quanto è importante il ruolo dell'Italia nelle operazioni e missioni internazionali? Si prevedono significativi cambiamenti nel breve termine? Proprio nei giorni scorsi abbiamo celebrato i 60 anni della guerra di Corea, cioè del primo intervento internazionale italiano dopo la seconda guerra mondiale per contenere un conflitto che altrimenti avrebbe precipitato il mondo intero nella strage. Questa situazione è tornata a verificarsi nel tempo, siamo intervenuti molte volte e la comunità internazionale sa che per preparare le condizioni della pace occorre in un certo momento della storia arginare lo scontro, il conflitto appunto. E proprio per questo l'intervento della difesa italiana ormai non solo guarda a combattere la guerra come elemento risolutivo delle controversie, ma è anche consapevole di quanto si debba e possiamo fare perché le ragioni della pace vengano sì armate, ma per disarmare la guerra. In questi 3 mesi ha visitato numerosi enti e reparti delle forze armate e si è recato più volte in Afghanistan ed in Libano. Che impressione ha tratto di questi incontri con la realtà militare? Cosa l'ha colpita maggiormente? Abbiamo dei soldati che hanno non solo un elevato livello di professionalità, ma che esprimono una passione per il destino delle persone che hanno vicino, che dice di un livello di umanità, che è poi la condizione necessaria perché si svolga questa missione. E io penso che il grazie che dobbiamo a questi soldati va bene al di là della cura con la quale fanno il proprio lavoro e svolgono il proprio compito, ma deve farsi carico del sentimento che loro esprimono, che è una partecipazione compassionevole ai destini del mondo. A dicembre il Consiglio europeo si riunirà per discutere di difesa europea. Quali risultati auspica vengano raggiunti? Noi siamo in una situazione che per molti versi è dell'incredibile. L'Europa nel suo complesso spende più di Russia, Cina e Giappone messi insieme, ma spende malissimo, perché ognuno spende a modo suo e quindi paradossalmente noi non riusciamo a avere grandi performance su scala continentale che ci permettano di competere con gli altri grandi attori della pace e della guerra. Dobbiamo quindi spendere insieme, spendere meno e nello stesso tempo avere un alto livello di efficienza. Gli esempi che faccio sono quelli tratti dalla vita di tutti i giorni. Se tutti tagliamo le portaerei, l'Europa non avrà più portaerei e quindi si risolverà nell'essere insignificante dal punto di vista dello scenario globale. A che punto è l'attuazione della revisione dello strumento militare? Che messaggio si sente di dare al personale militare e civile della difesa? Avere le forze armate efficienti, avere le forze armate dove i militari, i civili che compongono il sistema della difesa, le famiglie possono auspicare maggiore benessere e nello stesso tempo più garanzie, più sicurezza, meno precariato. Questo è l'obiettivo della riforma, della revisione dello strumento militare. Questo obiettivo va perseguito con forza perché altrimenti si abbatteranno sul comparto della vita pubblica italiano quei tagli lineari, cioè senza ragioni e senza ragione, che tanto male hanno fatto all'Italia in questi anni. Infine, Ministro, i nostri 2 marò trattenuti in India. Lei li ha appena incontrati a Nuova Delhi.
come stanno? Cosa le hanno detto? Quali sono le reali prospettive di soluzione della vicenda? Il governo Letta ha fatto di questo caso la sua priorità. L'abbiamo detto in Parlamento, non considereremo assolto il nostro compito se questo caso non verrà risolto, e non verrà risolto in un tempo breve e in termini equi. Equi perché siamo certi dell'innocenza dei due fucilieri di Marina, equi perché noi consideriamo prioritario anche l'aspetto della giurisdizione, ed erano in acque internazionali e su una nave con un mandato che li identificava chiaramente come soldati. Nello stesso tempo siamo convintamente vicini alle famiglie indiane che possono aver perduto dei propri cari e nel contesto di questo incidente siamo certi che nel più breve tempo possibile riporteremo i fucilieri di Marina a casa. Grazie per la sua disponibilità.